Benvenuti su Rieti in Video, Rieti in Vetrina, Radio Mondo, Studio K. Ok, ci siamo, siete in diretta sullo streaming di Radio Mondo, ma anche il mio. Saluto tutti gli amici, abbiamo CGL, CISL e Will, perché abbiamo voluto organizzare, programmare una giornata pensando al primo maggio. E pensando anche poi a quello che è stato oggi pubblicato dall'Istat, io guardo Walter Alvise e il nostro buon Bianchetti che saprà benissimo che il dato oggi pubblicato sull'occupazione dovrebbe dare un po' più di gioia, non so se avete letto la notizia. Sì, sì. Cosa pensate di questo a proposito? Beh, diciamo che questo è un dato positivo, va preso, come dire, con la positività del caso, però va analizzato anche qualche motivazione. E noi crediamo che le motivazioni, insomma, di questo dato positivo vada ricercata anche e soprattutto, aggiunge la CGL, per le aziende usufruiscono, e quindi c'è questa, come dire, questo meccanismo che in qualche modo aiuta l'occupazione. Il problema, la nostra grande preoccupazione è quella di creare un'occupazione stabile, perché questa è la battaglia che noi stiamo facendo, che noi dobbiamo fare. Io credo che il sindacato, insomma tutto, e noi in particolare la CGL, insomma, abbiamo messo in campo una battaglia molto epocale, diciamo che dai tempi di Di Vittorio, insomma, non si era vista più una cosa del genere. Abbiamo introdotto un nuovo piano del lavoro, cioè abbiamo messo in campo alcune iniziative che appunto cercano di gettare le basi per un lavoro strutturale ed un lavoro soprattutto di qualità e di diritti. In questa fase la CGL sta raccogliendo le firme su tutte le piazze, insomma, anche qui a Rieti il sabato siamo al centro commerciale Perseo raccogliendo le firme. Sono 4 firme, una è proposta di iniziativa di legge popolare per quanto riguarda appunto il mondo del lavoro, e le altre 3 firme sono di un referendum abrogativi. Uno è per diciamo i voucher, che noi abbiamo visto anche qua, si dice nuova occupazione, questo boom di voucher, ma noi sappiamo benissimo che il voucher in pratica è un po' un grosso limite, diciamo, per questa nuova occupazione che si crea, nel senso che viene acquistato qualche voucher da qualche azienda e poi viene usato in casi molto, come dire, di emergenza, quando succede qualcosa, quando c'è magari un infortunio sul lavoro, oppure quando ci sono magari delle situazioni dei controlli. Esatto, io insomma non volevo dirlo, no, è questo, cioè è un escamotage, per girare dietro ai controlli. C'è stato questo boom, come dire, incontrollabile, e quindi noi non crediamo, insomma, che questo sia un modo di nuova occupazione. Finisco con questo, quindi è un referendum abrogativo per la legge sui voucher, un altro è per il Job Act, inteso come reintegro, diciamo, tanto per essere chiari, l'ex articolo 18, perché noi crediamo che se un lavoratore, come dire, viene licenziato ingiustamente, perché quando uno viene licenziato per giusta causa non c'è nessun problema, viene licenziato, ha fatto qualche mancanza grave e quant'altro, ma quando un lavoratore viene licenziato per giusta causa è giusto che ci sia il reintegro. Invece in questa nuova legge, con il Job Act, un lavoratore può essere licenziato anche senza giusta causa, anche senza motivo, per 4 baiocchi, diciamo. E noi questo non lo riteniamo, proprio per un fatto di dignità, oltre che logicamente di stipendio, perché ognuno, certo, ha bisogno del proprio lavoro e del proprio stipendio per vivere. E quindi noi stiamo su tutte le piazze raccogliendo queste firme e invitiamo tutti i cittadini, insomma, logicamente, ad aderire, a partecipare, perché è una battaglia, ripeto, oltre che per il lavoro, è una battaglia per una società migliore, per una società civile e per i giovani soprattutto. Ma una domanda che faccio un po' a tutto il sindacato, ma il lavoro come sarà? Nel senso, c'è una vostra proiezione, mi ricordo dai miei trascorsi con voi in altri ambiti, dove proprio come studio di ricerca vostro del sindacato ha valutato nei prossimi anni un lavoro che non ci sarà più, cioè si arriverà a un punto in cui ci saranno tante risorse umane ma pochissimo lavoro, anzi proprio centellinato. Qual è la vostra visione del futuro? Innanzitutto, non so se è rivolta a me, ma parlo. Ma visto, guarda, la rivolgi al sindacato. A tutti e tre, guarda. Innanzitutto, buonasera e anche agli ascoltatori, ai teleascoltatori. Sei in streaming, punto. Ti stanno guardando. Esatto. E questi sono i passi avanti della tecnologia. Dato il buonasera, io
dico serenamente come organizzazione CISL di Roma Capitale Rieti che il percorso che ha appena detto Walter rispetto all'impegno che ogni organizzazione sindacale svolge a livello nazionale e poi territoriale per premere su scelte del governo tese al miglioramento del mondo del lavoro e delle norme a livello nazionale con le varie proposte di legge piuttosto che di referendum e o di leggi di iniziativa popolare. Oggi ne ha parlato Walter, noi l'abbiamo concluse lo scorso anno con una raccolta di migliaia e di migliaia di firme proprio tese a risolvere, a migliorare le condizioni del lavoro in termini normativi, oltre che dirette al mondo dei pensionati, dirette al taglio degli stipendi dei dirigenti e diverse altre condizioni. Tu mi fai una domanda che è molto ampia. Però qualche anno fa, proprio con le tre sigle sindacali che da voi rappresentate oggi, CGIL, CISL e UIL, si fece un ragionamento di questo tipo, pensando ai prossimi 30 anni, e qualcuno di voi, fra di voi insomma, presentò una relazione, veniva da un famoso istituto di ricerca che praticamente ci raccontava che il lavoro finirà, cioè non ci sarà più lavoro per tutti. Allora io quello che chiedo, siamo oggi a parlare del 1° maggio, pensando ai lavoratori e al lavoro, ma voi che cosa pensate? Io personalmente come organizzazione non ritengo che sia assolutamente così. Certo, ribadisco quello che dicevo prima, è una domanda, è una considerazione, uno studio che lascia talmente tante chiavi di lettura aperte sia a livello territoriale ma a livello nazionale ma direi mondiale, che una risposta in un minuto non è semplice darla. Una cosa è certa, è sotto gli occhi di tutti, e se facciamo finta di non vederla o proseguire a far finta di non vederla non andiamo avanti. E cioè quella che il mondo del lavoro è cambiato il rapporto impresa dipendente, è cambiato il rapporto e la consapevolezza del lavoratore, è cambiato il concetto dei diritti e dei doveri, è cambiata a nostro modo di vedere un po' la cultura stessa del lavoratore e del dipendente. Noi siamo convinti che questo elemento di cambiamento, per quanto sia coinciso con una crisi economica devastante, sia un elemento però che ci possa consentire, strano a dirsi, ma forse una ripresa, cioè questa contrapposizione storica di impresa dipendente, dove per contrapposizione gli voglio dare un termine ovviamente positivo, non per forza negativo, certo. Ma il venir meno di questa circostanza in cui il bene dell'azienda è il bene del lavoro, il bene del lavoratore è il bene dell'azienda, e beh, questo è un elemento che, se diventa centrale, potrebbe essere l'unico meccanismo in termini appunto generali che ci possa consentire una qualche speranza di ripresa. Come è complesso, dipende da tanti fattori economici a livello di Comunità Europea, di equilibri mondiali, ovviamente noi parliamo di una piccola realtà reatina ma che vive e sta vivendo in questi giorni il tema di cui sto parlando, cioè il rapporto impresa-lavoratore, immagino Solsonica. In tre giorni in Solsonica è successo qualcosa di importante, è successo un qualcosa che nella disperazione dei lavoratori e in una crisi aziendale profonda ci sono stati in 72 ore dei cambiamenti di posizioni molto importanti. Noi siamo convinti che bisogna parlare alla testa dei lavoratori, perché il tempo di parlare alla pancia dei lavoratori è un tempo che è concluso, è finito, c'è una nuova era da iniziare. Certo, è molto più difficile in termini proprio di messaggio, di facilità di far transitare un messaggio. Sì, ma oggi tu, Paolo, dici una cosa importantissima, ma stiamo andando avanti a un periodo che ancora non sarà una ripresa, anche se i numeri ci aiutano a pensare il contrario. Alvise mi dice, mi guarda con, come dire,
tu hai i capelli bianchi, dovresti insegnarci qualcosa di più profondo, noi che siamo ancora giovinotti, no? Però io credo che in questa fase, Walter, stiamo andando incontro ancora, ripeto, a questa curva che scende, forse ci siamo un po' nascosti pensando a qualche dato positivo, anche passatevi in termine, qualcuno adesso quello che dico avrà il dolore di pancia, però lo diciamo lo stesso, un po' dopato, un po' drogato, però fa parte della comunicazione, no? Tu quando comunichi, anche voi, quando comunicate dovete comunque dare un segnale diverso, distensivo a chi ascolta, è inevitabile, perché comunque l'equilibrio della vita normale ci deve portare a essere tutti tranquilli e in pace, questo è il messaggio. Però il dato è oggettivo, non è soggettivo, stiamo in una fase ancora discendente e la risalita non ci sarà se non prima dei prossimi 5 anni, questa è la previsione, giusto? Sì, io se mi Prego. Consenti vorrei rispondere alla domanda che tu facevi prima. Quando dicevi quale sarà il lavoro del futuro. Sì, giusto. Ma io con molta franchezza, pur essendo fiducioso, devo dire che se noi pensiamo a un nucleo industriale come quello che c'era 30 anni fa, ce lo possiamo scordare. È chiaro che dobbiamo cercare di difendere quello che abbiamo e possibilmente cercare di migliorarlo se questo è possibile. Ma vedo ad esempio una soluzione rispetto all'occupazione anche se a lungo periodo, sfruttando se siamo capaci, se abbiamo l'abilità e se ci aiutano sotto questo aspetto quelle che sono le risorse che abbiamo sul territorio, cioè dobbiamo cominciare a fare i conti in casa nostra. E ne abbiamo, perché ad esempio potremmo pensare all'agricoltura, potremmo pensare al turismo, potremmo pensare al lavoro telematico, perché oggi ci sono tante forme di lavoro innovative che possono dare risposte a chi non ce l'ha. E quindi ecco, immagino il lavoro dei prossimi 30 anni, del futuro in questo senso. Però è chiaro che serve buona volontà, serve coraggio, serve impegno per ripartire piano piano e cercare di aumentare l'occupazione a tempo, perché quello che tu dicevi all'inizio non ci incoraggia, perché le nuove norme di assunzione non garantiscono un lavoro stabile, sono forme che servono per avere lo sgravio contributivo e poi magari alla fine del periodo ci sono licenziamenti. E quindi ecco, dobbiamo creare lavoro sul territorio, poi se arriva qualcosa da fuori ben venga, dobbiamo fare in modo che questo possa anche avvenire, però non possiamo sperare di avere, come dicevo all'inizio, un nucleo industriale, quello che c'era, che occupava gli 10.000 addetti. Magari le aspettative non sono quelle. Ma io in questa fase dovremmo fare un ragionamento anche su area vasta, nel senso pensare anche a una potenziale opportunità del territorio sabino per quello che può darci, poi lì dobbiamo studiare anche il discorso del polo logistico, perché siamo anche abbastanza diretti, sì è importante questo, ma nella proiezione dello sviluppo del polo logistico sappiamo chi ha fatto questo mestiere nelle fabbriche sa benissimo che si riconducerà tutto quanto a un numero di addetti un po' limitato rispetto a quello che ci dicono oggi, oppure no? Chiedo io a voi che siete sindacato. Io credo, volevo un attimo dissentire dalla domanda di Antonio sul fatto. Io vi devo provocare. Raccolgo la provocazione. Non dobbiamo dormire, dobbiamo andare reattivi. Anche un po' veloci, perché dobbiamo essere reattivi, se no. No, sul fatto che dice insomma no, un po' dopati, ha usato un po' questo termine. Allora io dico che ognuno il suo mestiere, come bene. Come è giusto che sia, insomma. Io ricordo che nel 2008, quindi qualche anno fa, ma non molti anni fa, otto anni fa, la CGIL lanciò l'allarme della crisi in tutte le istanze, mentre qualcuno, la politica, diciamo l'allora Presidente del Consiglio, diceva che la CGIL era l'uccello del malaugurio, che i ristoranti erano pieni, che gli alberghi erano pieni, nei weekend si viaggiava, quindi appunto raccolgo la provocazione. Io dico che in quel caso la CGIL fu forse la prima a fare una serie di iniziative, di scioperi, di manifestazioni. Io ricordo anche là, ogni sabato più o meno eravamo a Roma a fare qualche sit-in davanti al Parlamento. Quindi su questa, come dire, questa domanda di un po' dopati, almeno per quanto riguarda il sindacato, per quanto riguarda la CGIL in quella fase, insomma, non abbiamo nascosto niente, anzi siamo stati dei precursori. Beh, tuttora siete, di una crisi, siete abbastanza, e siamo sul campo, coerenti. Siamo sul campo cercando di ribaltare questa situazione. Però io ho due cose, proprio
velocemente. Quindi insomma, mi stai dicendo che tutto sommato qualche dato può essere dopato? Io credo, qualcosa può essere dopato? Probabilmente. Qualcosina. Probabilmente. Non voglio insomma accusare nessuno, però io dico per quanto riguarda il nostro osservatorio. Le due cose che dicevo per quanto riguarda l'occupazione, credo che sono due situazioni insomma che dobbiamo affrontare: gli investimenti in infrastrutture anche e soprattutto in questo territorio e il problema delle pensioni. Io credo che su questa cosa due veloci, perché ti sto abbracciando, ti sto abbracciando. Noi ce l'abbiamo le proposte, cioè la CGL CISL UIL, Paolo mi guarda perché sa, non so se è provocatorio l'abbraccio. Io ti abbraccio. Solo per essere chiari, in questo territorio c'è stato un ventennio di scontro, diciamo, è quasi personale, diciamo, fra destra e sinistra, fra salaria e ferrovia. È un gioco delle parti, oggi, che c'è sempre stato. Ma un gioco al massacro è stato, certo, perché noi oggi non abbiamo né un metro di salaria né un metro di ferrovia, insomma. Quindi, allora, domanda probabilmente, ci sarà secondo le te? Le infrastrutture. Noi faremo le battaglie per farle. Poi ci vengo a questa cosa. Chiudo il discorso generale sulle pensioni. Sulle pensioni. Io credo che sulle pensioni non si può fare tutto il buon fascio, non si possono mettere tutti i lavori insieme, cioè un macchinista delle ferrovie, un autoferro tranviere, la mia massacranti, dobbiamo ricordarci, con turni massacranti per 7 ore, 8 ore a 67 anni, quindi questa è una cosa impossibile. Certo. Ripeto, chi guida un treno, sono un'impalcatura, insomma, no, cioè sono cose che le vediamo tutti i giorni, quindi io credo che questo è un argomento che va riformato, va rivisto, insomma, va aggiustato, io non voglio essere rivoluzionario. Questa cosa però va rivista e va tolto questo tappo, perché è chiaro che se nel posto di lavoro si resta fino a 67 anni, cioè il turnover, il giovane, ma quando entra? Ma noi pensiamo di risolvere con un part time negli ultimi due anni, sono palliativi, noi dobbiamo prendere il toro per le corna e affrontare questi problemi. L'ultima cosa, e chiudo con grande piacere con i colleghi, insomma, perché in questo territorio CGL CISL UIL, nel lontano vicino, diciamo, però sono passati due anni e quasi mezzo, nel 2014 abbiamo fatto un'iniziativa con le organizzazioni CGL CISL UIL regionali, con l'onorevole, senza fare i nomi, onorevoli, istituzioni, provincia, regione, comune, abbiamo lanciato un patto per lo sviluppo a Rieti, nuovo patto per lo sviluppo in 10 punti, fra cui c'era l'accordo di programma, e devo dire una cosa, che l'abbiamo portata a casa, poi adesso dobbiamo concretizzarla, si sta concretizzando, comunque qualcosa, diciamo, ci sta lavorando. Certo. Poi c'erano i trasporti, la sanità, l'industria, insomma, allora c'era la Snyder, anche là un passettino avanti è stato fatto, anche se non risolutivo, però finalmente in questo territorio una multinazionale che chiude, siamo riusciti, il territorio insomma, a riaprire in qualche modo, poi in modo graduale vedremo, lottiamo, continuiamo e andiamo avanti. Però noi abbiamo detto alla politica, in quel caso, questi sono i 10 punti, individuatene voi, individuiamo insieme 3 punti, 4 punti, 2 punti, è chiaro che in quei punti ci deve essere le infrastrutture, insomma, perché se questo territorio è sempre più isolato, quindi le infrastrutture e i trasporti al primo punto, la sanità, anche là, con mille difficoltà, con il commissariamento regionale, qualche passetto avanti, diciamo, si è fatto, però non è sufficiente, perché vediamo tutti i giorni la quotidianità, insomma, no? Che le difficoltà ci sono tutti. Beh, c'è un forte allarmismo intorno al nostro ospedale, quindi presenza costante delle organizzazioni del volontariato e tutti gli organismi, insomma, queste nuove assunzioni, che sono Maiano Sabina, che ha chiuso, vabbè, in qualche modo anche là si è riaperto questa casa della salute con tante prospettive, anche là noi abbiamo fatto un'iniziativa concreta, insomma. Però bisogna chiudere poi i cerchi, perché se nella Casa della Salute di Maiano Sabina, che noi siamo andati a visitarla, abbiamo fatto anche un'iniziativa importante, è un bel progetto, però se lì poi, come dire, non si concretizza il rapporto diretto, concreto con il medico di base, con il medico condotto, con il sindaco dei paesi limitrofi, quindi non si crea quella sincronizzazione, diciamo, della soluzione, e questa rimane un po' una cattedrale nei deserti. Quindi io credo che questa sia una cosa importante. Paolo, l'ultima cosa, e chiudo,
io lo dico fermamente, ma non vai, insomma, via, perché tutti chiudi, no, ma non vai, no, via, chiudo perché questo, adesso ti devo stuzzicare, e lo devo stuzzicare perché questo giro con Walter mi piace, sì, no? Anche, con, anche con Paolo, perché tempo, insomma, Paolo, che... Paolo è sanguigno, tu sei maturo, noi tu devi andare via, tu devi andare, lo sai, tu sei maturo, tu ormai hai vissuto quello che dovremmo vivere noi, quindi lo sai benissimo. Noi chiediamo, vai, con forza, perché le abbiamo scritte queste cose, ci abbiamo, come dire, ci abbiamo fatto delle iniziative pubbliche, aspettiamo le risposte sul discorso dell'acqua. Noi su questa cosa abbiamo, come dire, in tutti i modi stuzzicato la regione, il comune, la politica, in tutti i modi. Noi aspettiamo una risposta, perché se c'è un accordo, noi quell'accordo esigiamo che venga rispettato. O quantomeno, se c'è qualche problema, ci chiamino. Ci chiamino e abbiamo una discussione. No, quella, guarda, è, Antonio, una risorsa da investire in questo territorio. Allora, tolgo la parola alla CGL, posso? Posso essere provocatorio? Adesso ti faccio, no, al di là della battuta, ti faccio una battuta cattiva. Lui è segretario provinciale, poi attenzione, no, quindi ha un'importanza. Non lo so, allora, guarda, ecco, gli appellativi sto in difficoltà ultimamente. Definiamo, se mi dà poi anche con gli appellativi un secondo solo, definiamo questa cosa. Allora, la CGL, avevo tolto la parola, se l'hai ripresa. No, 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 solo perché è bene siamo, ti ricordo che ci siamo pure noi. Ha fatto una domanda, poi rispondete a voi, insomma, io vado al concreto. Perché voi fate i saluti, le cose che, insomma, non è che poi quelle, a prescindere, diciamo, più a provocare, sennò, allora noi abbiamo fatto un'unione, diciamo, la Camera del Lavoro di Rieti con la Camera del Lavoro di Roma Est e Valle dell'Aniene, okay. Quindi si è creata una nuova struttura camerale con tre poli, quindi il polo di Rieti, il polo di Roma Est, che sono, sì, i cinque municipi che vanno dalla stazione di Burtina fino al raccordo anulare, diciamo, e la Valle dell'Aniene, che sono tutti i comuni, diciamo, che vanno da Tivoli, Subiaco, Monterotondo, e quindi c'è la massima autonomia. Sotto questo aspetto io sono il segretario di questo grande territorio di area vasta, insomma. Esatto, questo territorio di area vasta, siamo il segretario generale di tutto il territorio, Luigi Cocumazzo. Io ho la delega piena su Rieti e poi sulle infrastrutture, sui trasporti, sull'agroalimentare e altro. Io guardo Paolo, io faccio una provocazione. Aspetta, io guardo Paolo col sorriso, perché so che lui sta sorridendo. Anche il sindacato ha dovuto, come dire, ottimizzare gli spazi e le energie, giusto Paolo? Assolutamente sì, ma noi siamo stati i primi. Noi siamo stati i primi in assoluto, e lo immaginavo. Sì, siamo stati in assoluto i primi a proprio ottimizzare, razionalizzare con dei criteri particolari le unioni sindacali territoriali. La battuta che faccio è che il sindacato lo ha fatto, lo sta facendo con forza, perché ne ha sentito la necessità. Chissà che a livello nazionale, piuttosto che regionale o locale, anche, come dire, in questa direzione la politica possa fare le stesse scelte, nella direzione di cercare di ottimizzare quei costi che poi consentano di avere delle risorse maggiori per i cittadini. Chissà, questa è una provocazione, magari ci riuscirà anche la politica a fare quello. Io Paolo ho notato la mia bolletta dell'acqua che è diventata assurda, ecco, aiutatemi a capire perché. Io ti provoco, prego. Compra il vino a posto dell'acqua. No, io, perdonami se ti ho interrotto, ma io vedo delle bollette dell'acqua, lo chiedo anche alla Sogea, ma è possibile che così esagerato? Tra l'altro, sulle bollette dell'acqua a Rieti, insomma, visto il passaggio finale che ha fatto Walter Filippi, ci sarebbe molto da ragionare. E tra l'altro leggevo e vedevo su Rai 2 un servizio dell'altro ieri di alcuni paesi della Sicilia ed altri invece dell'Emilia Romagna, in cui sulla gestione pubblica o privata dell'acqua hanno fatto del business, ovviamente nella gestione pubblica. Certo. Sembrerà strano, un gioco di parole, ma è così. E credo che sia assimilabile a quella che è la realtà del territorio riatino, però senza entrare nei meccanismi e neanche nelle polemiche, benché piace ad Antonio che sia provocatorio, serve. Ma insomma, parlare di bollette della Sogea Alte a Rieti, insomma, ci sarebbe molto da dire, no? Sulla gestione dell'acqua e su un ristoro dell'acqua che in questo territorio, in questa città, fa parte di 10 punti. Ancora non si hanno risposte. Io pago l'acqua più cara del mondo. Ma è chiaro, non sto mai a casa io, guardate, sto mai a casa. È chiaro, Antonio, che questo, noi siamo partiti, diciamo, dal primo maggio, ecco, abbiamo iniziato un ragionamento sul primo maggio, lavoro, festa del lavoro, dei lavoratori, che cos'è il lavoro, la crisi, eccetera. Bene. E poi siamo scesi un po' su un aspetto di natura territoriale. Io ho 42 anni, è giusto. Ci mancherebbe. Io ho 42 anni, provo a parlare alla mia generazione.
generazione, no? Sì. Ma provo, se me lo consenti, a parlare da cittadino di questa provincia. Giusto. Questa provincia, da quando io sono piccolino, ha visto svilupparsi tutte le infrastrutture in tutte le province o in tutte le località limitrofe a Rieti. Penso all'Aquila, penso a Terni, penso a Perugia, penso a Frosinone, a Latina, penso a Viterbo. Io sono cresciuto in questa città in cui le infrastrutture sono rimaste identiche a quelle che erano una volta. C'è stato uno sviluppo strano, infrastrutturale, di un certo tipo, che ci mancherebbe, è stato importante, lo sarà ancora di più, immagino al collegamento della Rieti Torano, immagino. Ma io dico da reatino e dico da responsabile oggi territoriale da qualche giorno della CISL di Roma Capitale Rieti, la vera risorsa di Rieti è Roma. Se noi non ci avviciniamo a Roma, come ho scritto l'altro ieri appunto in un comunicato, non ci avviciniamo a Roma e con la vogliamo chiamare ferrovia, che non è di destra e nemmeno di sinistra, vogliamo utilizzare quella che c'è di ferrovia? Rieti, Terni, Orte, Roma, ma con dei treni maggiori, con degli orari che consentano a chi va a Roma a lavorare di utilizzare degli orari che siano consoni, no? E rispondenti alle esigenze di questa città. Vogliamo chiamarla autostrada? Uh-huh. Chiamiamola autostrada, perché a me dà l'idea che negli ultimi 20 anni sia stato fatto l'uscita di Castelnuovo di Porto, benché evidentemente strategicamente importante, però mi piacerebbe sapere quei fondi previsti per l'autostrada di Rieti, benché io probabilmente ancora fossi un liceale, dove sono, evidentemente sono da qualche altra parte. Ecco perché io sono un po' arrabbiato, ma credo di rappresentare l'arrabbiatura di questa popolo, di questa certo, territorio, certo. Nel constatare che verosimilmente CGL e CISL e UIL in questi anni ci sono sempre state sul pezzo, hanno sempre denunciato ciò che non andasse, ma le risposte poi dalla politica dovevano arrivare, dalla politica nei tavoli che contano, nei tavoli romani, evidentemente queste risposte non sono arrivate. Io ho parlato solo di infrastrutture, ma sono convinto intimamente che sia Rieti una risorsa anche per Roma, perché Roma in tante delle sue sfaccettature non fa altro che avere questo desiderio è incredibile di decentramento, perché Roma è una città che su tanti aspetti sta implodendo e esplodendo, diciamolo come vogliamo, ma è Rieti che può diventare anche una risorsa per Roma. Ne penso una per tutte, visto che ho dovuto comunque parte della mia vita fare l'università fuori e magari parlo a quel gap generazionale che vive questo territorio da sempre. Dal liceale che finisce la scuola e poi torna a Rieti forse per rincontrare nipoti a 40 anni dopo aver trovato un posto di lavoro, no? Quindi noi abbiamo lo studente, poi non abbiamo più una generazione che scompare da questa città per ritrovare o un pensionato o un pendolare del sabato e della domenica perché torna nel suo territorio. Questa città ha, abbiamo detto, le infrastrutture, ma ha bisogno non dell'università a spot. Questa città ha bisogno dell'università, ha bisogno della cultura, perché altrimenti questa città, se ci affianco tutto uno sviluppo possibile, che lo possiamo chiamare turismo, natura, c'era una famosa pubblicità, mi ricordo ancora, a provincia attraente per natura, ma questa attrattiva va coltivata, va investita, va gestita, so. E se ci metto insieme l'agricoltura, allora penso che su questa città, su questo territorio, ci sia tantissimo da investire, e credo che la strategia migliore, più che dire andiamo in questa direzione territoriale piuttosto che in quest'altra, tanto per stimolare la discussione, in questi anni ne abbiamo sentite parecchie, io e noi siamo convinti che Roma per Rieti e Rieti per Roma, uh-huh, sono vicendevolmente sono grandi opportunità, però dobbiamo costruirle insieme, come stiamo facendo con CGL, CISL, UIL, ma insieme anche alla politica che ci ascolti, nei tavoli che contano. Io ho detto ieri a una breve intervista alla luce della
nuovo incarico appunto che ho avuto, è che noi conosciamo perfettamente i problemi di questa città e di questo territorio. Crediamo, sono convinto, che la denuncia costante, quotidiana, di tutto ciò che non va, non giova più a questo territorio. A questo territorio giova probabilmente, forse, un po' più di silenzio, forse, dico, ma stare sui tavoli che contano. E sui tavoli che contano ci stiamo con la politica che poi esercita le scelte. Ma scusatemi, sindaco, adesso vi faccio una domanda un po' provocatoria a tutti e tre, no? Un'altra. Aiutatemi. Abbiamo due deputati, di cui uno è segretario regionale di un partito che governa l'Italia, giusto? Abbiamo un consigliere regionale, un assessore regionale, abbiamo qualche altro attore principale della nostra politica, perché il segretario regionale della CGIL è il nostro buon Claudio Di Berardino. Quindi abbiamo una buona filiera istituzionale che potrebbe accogliere le vostre istanze, ma il problema dov'è? Allora, innanzitutto non abbiamo due deputati, ecco. Ma ne abbiamo di più. Grazie. Come consiglieri regionali. Bene. Deputati in tutta la provincia ne abbiamo 6. Bene. E questo però come, diciamo che due sono quelli più, come dire, ci fa pensare anche più riconoscibili, passami il termine al vice, no? I due li vediamo spesso, ma gli altri, c'è un viceministro anche, ma c'è un viceministro, ma nonostante una presenza c'è carne sul fuoco, no? Sì, sì. Così massiccia, ma della politica, sia a livello di governo, a livello regionale, questa provincia è sempre più isolata. Ma non è che è una volontà, no? E mi fa piacere sentire i colleghi, dicevo prima, sono orgoglioso, sentire i colleghi che si ritrovano sul fatto dei trasporti, quindi parliamo di ferrovia e servizio Cotral, perché questa idea è nata inizialmente nella UIL, soprattutto portata avanti dalla UIL, ma in prima persona da Alberto Polucci, e oggi ci ritroviamo insieme, ripeto, questo ci fa piacere, ci fa piacere. Non è così, perché sui trasporti io dal 2008 ci sono i comunicati, le trasmissioni RAU, anche su Rai 3, anche su TG3. Quindi noi sui trasporti non è una questione della UIL. Se la mettiamo sotto questo aspetto, noi abbiamo fatto venerdì scorso un sit-in con volantinaggio alla stazione di Rieti, e eravamo solo noi, però bravi, non è questo, non vogliamo fare della classe. Noi abbiamo fatto manifestazioni a Rieti, da Piazza Cavour in piazza, una manifestazione con corteo soli. Dei problemi. Stiamo raccogliendo le firme contro il job act, Walter, da soli, non è che... Walter, io non sto dicendo queste cose per fare il primo della classe, lo dico perché mi fa piacere che ci ritroviamo insieme, perché il servizio dei trasporti è importante. Siamo riusciti ad ottenere un treno che parte la sera da Roma. A che ora? Alle 8:30 circa. 20:30. Tiburtina o arriva qui con un'ora e poco più. Tiburtina o Termini? Credo che sia Tiburtina. Detto dall'assessore regionale dei trasporti, carica ogni sera dai 200 ai 250 passeggeri. E quindi che scendono a Terni, a Rieti forse due persone restano. Dobbiamo dirla tutta. Ma perché c'è una cultura diversa? Non è abituato a viaggiare col treno. Scendono tutti a Terni, a Rieti due persone. Ma se no, però non mi interrompere, Walter, perché abbi la pazienza, io non ti ho interrotto. Hai provocato, ti rispondo. No, a Rieti non scendono due persone. Mi hai messo al centro apposta a me. Ci mancherebbe. Scusami, notoriamente la CISL è l'espressione cattolica e di moderazione. Moderazione. Assolvo il mio ruolo. D'accordissimo. Allora, siamo d'accordo. Abbiamo fatto i documenti insieme. Abbiamo fatto l'accordo con l'assessore regionale. D'accordo con l'assessore regionale. È firmato CGL, CISL, UIL, confederali. Io non ho detto di no, Walter. Ho soltanto detto che la battaglia sulla ferrovia, la battaglia sull'acqua sono partite dalla UIL. Che poi ci ritroviamo insieme, le portiamo avanti insieme, va benissimo, ma non lo dico, lo ripeto, per fare il primo della classe, perché qualcuno doveva pure pensare certe cose, le abbiamo pensate noi, le potevi pensare tu, le poteva pensare un altro, e noi avremmo seguito questa cosa, quindi non è per rivendicare qualcosa. Io dico oggi che la questione dei trasporti è importantissima, perché come diceva Paolo prima,
il fatto che ci siano dei trasporti veloci potrebbero portare le persone che oggi abitano a Roma e che per attraversare la città impiegano 2 ore, potrebbero portare quelle persone a trasferirsi su Rieti, e quindi questo significherebbe la necessità di avere case, far ripartire l'edilizia, l'artigianato, creare lavoro anche su questo. Quindi riteniamo che i trasporti sono fondamentali per questo territorio. La cosa che ci dispiace, e lo diceva noi colleghi prima di me, che in tutto il Lazio, la regione Lazio ha acquistato 46 treni, li ha destinati in tutto il Lazio, su Rieti non ha mandato neanche uno. Allora io dico, lo dicevo qualche giorno fa, forse il presidente Zingaretti vuol far pagare ai reatini il peccato di averlo votato nel momento in cui è stato eletto presidente, lo dicesse apertamente, perché se il comportamento è questo, noi siamo portati a pensare che debba far pagare qualcosa ai reatini, perché non è possibile che su 46 treni acquistati non c'è un treno per Rieti, sapendo che Rieti e provincia è il territorio più disagiato di tutto il Lazio. Mi sento di dire una cosa, ma alla fine questi 47 treni dove sono andati a finire? In tutto il Lazio tranne che a Rieti. Senti, faccio una battuta, consentimela, tanto mi ha messo al centro, quindi faccio una battuta. La prima battuta che mi viene in mente è: se ci fosse una ferrovia dignitosa a Rieti, probabilmente avrebbe pensato anche a Rieti. Ma al di là di questo, io non poi faccio una precisazione. No, no, sì, per me l'infrastruttura dignitosa. Guardate, È come avere una macchina di Formula 1 e poi provare a fare una corsa su un terreno, Paolo, su una carrareccia. Io ti ascoltavo e con tutto il rispetto che ho per tutti, sia chiaro, voi mi conoscete, quindi ci conosciamo. Però quello che tu dicevi prima mi veniva in mente il senatore Cicolani quando venne in diretta in TV con la piantina del tracciato della ferrovia. No? Che ci ascoltiamo al moderno. E poi c'è il moderno, poi il patto per Rieti che venne presentato tutti quanti. Eravate, io mi ricordo. Primo maggio. Primo maggio, segretari generali. Progetto che poi... Non credo che all'epoca io facessi neanche né il sindacalista né il dipendente. No. Quindi me lo ricordo da cittadino che partivo. Quindi io leggevo ho giornali. Vissuto direttamente quel periodo anche in maniera entusiasmante, perché c'è stato molto, come no? Molto giornalismo, quello che piace a me, quello sul campo. E beh, quando venne in diretta in TV con tutta la piantina eravamo tutti fiduciosi. Come? Oddio, qui abbiamo trovato chi ci porta la ferrovia a Rieti, qualche cartello l'avevamo anche visto, come no? Certo. Giusto? Sì. Poi tu hai fatto un passaggio, non so se era una provocazione o un dato di fatto, sul casello autostradale di Castelnuovo di Porto, non so se lì parliamo di qualcosa che potesse essere interessato al fatto del tracciato della ferrovia, non lo so, non abbiamo le carte per dirlo, però coincise un po' nel percorso che anche personaggi politici vicino a Castelnuovo di Porto sono coincisi in quel periodo. Vabbè, voglio dire, quindi voglio dire, ora mi lanci sulla provocazione, ora all'epoca non svolgevo questo mestiere, ora io non, fammela dire senza veli, non mi prendo, però mi ricordo questi passaggi, va bene? Ora siamo nel 2016, siamo vicini alle prossime elezioni amministrative, stiamo parlando del 1° maggio come giornata importante per i lavoratori, per i giovani che devono entrare nel mondo del lavoro, ma abbiamo ancora tutti i punti aperti dal patto di Rieti, ma anche lo sviluppo del parco scientifico tecnologico che dovremmo avere e che non è mai partito, se è partito è partito in fase embrionale, poi si è fermato nelle varie tappe che conosciamo o intuiamo. Ma noi dobbiamo ragionare sul fatto che abbiamo di fronte una sfida di altri 5 anni con grandi difficoltà, con grande sacrificio, e non abbiamo le energie. Cioè, i nostri giovani cosa hanno fatto? Mentre noi siamo rimasti fregati in questa città, perché ci siamo rimasti, ci dobbiamo vivere e cerchiamo di produrre qualcosa di buono. Ma i più giovani, che sono più furbi, anche molto più svegli, hanno detto: sai, facciamo? Io vado a studiare fuori. Poi, papà, mamma. Te l'ho detto prima, no? Ti chiamo, stai bene? Sì, ma io non torno, sto bene lì. Quindi non abbiamo più le risorse che ci aiuteranno a sviluppare il territorio. E che facciamo? Chiudiamo le case, chiudiamo gli uffici, chiudiamo... ma lo stiamo già facendo, infatti. Chiudiamo tutto . E quindi a questo punto diventiamo zona di... Non neanche di dormitorio, perché neanche ci torni a dormire, perché costa pure dormirci, fra altre cose, e non produci reddito per pagarlo. Ma è per questo, quindi... perdonatemi, e poi magari mi taccio così, no, è no, per no. questo che prima ho concentrato un passaggio che è cruciale, e non so perché, Antonio, ma se ne parla... Io perlomeno ne noi sento abbiamo un quarto d'ora ancora, parlare sempre troppo poco. Quando io parlo di università, sì, non ho parlato appunto di università tanto per dire che ho messo una placca su un palazzo in cui poi forse trovo una facoltà. Certo. A noi a Rieti
e noi siamo convinti per lo sviluppo di questo territorio in questo settore che ha un gap tremendo, non serve università a spot. A noi serve l'università, che con la U maiuscola, che è un concetto diverso, magari presa proprio in quelle situazioni in cui gli studenti universitari e l'università stessa esplode, non riesce neanche più a contenerli. Allora la domanda che mi pongo è: ma perché altre città di province, anche molto piccole, anche non province, sono riuscite ad intercettare questo tipo, lo posso chiamare mercato? Parliamo di lavoro, primo maggio. È un mercato, quindi perdonatemi se associo università a mercato, ma è possibile che noi come Rieti, una città storica, accogliente, paesaggisticamente meravigliosa, non riesca ad intercettare un problema che è della stessa Sapienza di Roma? Perché non riusciamo a diventare noi Rieti un problema che può risolvere Roma? È questo che io mi domando, evidentemente, perché altre realtà ci sono riuscite e ci riescono. Allora mi domando perché Rieti no. Poi possiamo parlare dei campi. Forse c'è un problema sull'aspetto legato alla medicina. Perché la medicina no? Eppure andiamo agli incontri e parliamo, appunto, quando parliamo di sanità, no? Di clinicizzazione, parliamo di questi aspetti. Perché, per esempio, non si riesce a sfondare su questo versante? Ma potrei immaginare non la scienza forestale intesa, ripeto, come una condizione a spot, ma come la sede vera, centrale, di un'università che magari si chiama La Sapienza. Allora, abbiamo ancora 10 minuti e poi salutiamo il primo maggio, perché fra altre cose cade di domenica, quindi giornata, non dico così, favorevole. Ovviamente festa. Quindi ci frega sul fatto che è proprio domenica, quindi non riusciamo a rendere più forte il messaggio, perché tanto è domenica. Vabbè, ma tanto noi lunedì non è che andiamo a lavorare, perché il lavoro non ce l'abbiamo. Comunque quindi. La domenica, da quello che possiamo vedere, è sempre una domenica che si lavora, quindi tutto sommato potrebbe anche essere adatta come giornata. Oggi, forse 20 anni fa, no, perché 20 anni fa si rispettava anche la domenica come giorno di pausa per qualcuno, e poi qualcun altro ancora i turnisti si lavorava, però la gran parte si riusciva ancora a essere a casa in famiglia. Però ecco, tu quello che dici è giustissimo, però vedo che dall'altra parte è come se noi avessimo un muro che non guarda, ascolta e parla. E il muro sono le istituzioni. Allora io chiedo a voi, che siete il sindacato e che ascolta le sensibilità, le istanze del popolo, della gente, di chi è in difficoltà, possibile che non si riesca ad avere un piccolo contatto con loro e trovare una strada, un percorso per intraprendere qualcosa che porterà frutti in questa città, in questo territorio? Ma i contatti ci sono. Sì, però io vedo sempre che sono quei contatti di natura formale, passandomi il termine, ma non di natura incisiva, nel senso efficace, concreta, nel senso si fa, si parla una volta, quello è l'obiettivo, raggiungiamolo. Poi ovvio, non sempre ci si riesce, perché voi sapete, quando si entra in un tavolo a Roma c'è quello che viene da un quartiere di un certo tipo, quell'altro che ha bisogno, che ha un quartiere che è il doppio di Rieti, e quindi è inevitabile che ti dice: guarda, tu quanti siete? 47.000, noi ce ne abbiamo 200 da accontentare, 200.000, possiamo ascoltare prima voi? No, ascoltiamo loro, perché tra questi 200.000 la metà sono immigrati, l'altra metà sono abusivi, l'altra metà sono improvvisati, e quindi sono nelle emergenze sociali della capitale. Voi che siete un pochino più borghesucci, passatemi il termine, perché questo è il messaggio che ci lanciano, vi dovete aspettare. Allora, diciamo che... Vi piace questa provocazione? Lo facciamo il giro. Non siete d'accordo? No, io sono... È un problema. Io però devo dire che noi i rapporti ce l'abbiamo con le istituzioni, insomma. Non è che potrei, ripartendo e chiarendo anche questa... con Alvise, insomma, no, con l'assessore ai trasporti, noi siamo in linea, cioè io condivido ciò che ha detto Alvise, quello che ha detto la UIL, siamo sullo stesso tavolo, cioè noi con l'assessore ai trasporti abbiamo un contatto continuo, diciamo, nel senso che vorrei ripartire forse con proprio con voi di Rieti in vetrina, Rieti in video, che quando l'assessore è venuto a Rieti per presentare quel progetto sciagurato, che noi l'abbiamo chiamato Univoci sciagurato, l'assessore è venuto a Rieti a presentarlo, è stato contestato anche dal sottoscritto. Se rivedete i video, a un certo punto la squadra mobile mi ha preso sotto braccio e mi ha detto:
datti una calmata, insomma, perché non si può. Quindi abbiamo contestato fortemente l'assessore regionale. Poi logicamente abbiamo a vari livelli, abbiamo il tavolo aperto, siamo riusciti alla fine a strappare un accordo condiviso da CGL, CISL, UIL, confederali di Rieti, regionali e di categoria, quindi anche le RSU del nostro Cotra, devo dire anche, come dire, con difficoltà hanno sottoscritto quell'accordo, perché dicevano giustamente che l'azienda non era in grado di applicare quell'accordo. Tant'è che noi in questi giorni, non ricordo la data, ma sicuramente la settimana scorsa, diciamo, prima della manifestazione della UIL, noi unitariamente abbiamo richiesto il 21 aprile abbiamo richiesto all'assessore regionale un incontro urgentissimo per la verifica dell'accordo. Quindi significa che noi con l'assessore abbiamo firmato e sottoscritto un accordo che la regione non ha fatto, e tantomeno il CODRA, che doveva applicare la parte tecnica operativa di quell'accordo. Quindi siamo sulla stessa linea con la, cioè, non è, non ci piove, non esatto, ci piove, volevo chiarire questa, noi camminiamo compatti su questi temi. L'altra cosa per dire dei rapporti che noi dobbiamo avere, io credo che adesso noi dobbiamo impostare una nuova battaglia che riguarda, come dire, l'applicazione, per dirla in modo chiaro, insomma, l'applicazione della riforma della provincia. Noi vogliamo capire se la provincia c'è o non c'è. Per noi non c'è. Siccome qualcuno dice ancora la provincia c'è perché c'ha un presidente, c'ha una struttura, però quando noi parliamo col presidente dice: guardate, io vi posso fare una telefonata, chiamiamo l'assessore. Siccome l'assessore è il reatino Refrigeri, lo voglio dire a chiare note, noi dobbiamo aprire un tavolo. Se quel tavolo non si apre, bisogna forzare anche con una iniziativa forte a Rieti, perché quelle, come dire, quelle funzioni che venivano fatte dalla provincia di Rieti ci debbono dire chi li fa, chi le fa, con quali fondi li fa e con quali uomini e mezzi, perché noi abbiamo sempre 106 lavoratori di Risorse Sabine che sono appesi. Allora, se bisogna pulire il percorso di Francesco, se il centro sportivo, la piscina, deve funzionare a Campolognano, ci debbono dire chi ci deve andare a lavorare, con quali fondi, ricordando che quei lavori li possono fare benissimo gli ex lavoratori di Risorse Sabine. Ecco, credo che questa è una battaglia che con l'assessore Refrigeri la dobbiamo fare. Io non voglio entrare nel discorso politico, che poi comunque è sempre la politica che governa tutti i processi, però ecco, siccome qui dobbiamo essere attenti, qualsiasi politico che è presente nel rappresentare le istituzioni deve agire per il bene della comunità. Sotto questo aspetto, io credo che sia una battuta. Ora che sia di destra, di sinistra, oppure un pentastellato, non mi interessa. A me interessa. L'obiettivo è dire l'esigenza, scusami, poi ti lascio parlare. L'esigenza del cittadino, del popolo, della gente, di chi ha bisogno, è questa. Sei capace tu di portare a termine questo? Sì, no, forse, non lo so. No, ma l'esigenza, scusa Paolo, solo una battuta. Chiedo questo. Allora, ti sto provocando su questo per capire come la pensate voi. Il sindacato unitariamente, quindi parlo di CGIL, CISL e UIL, ha posto. Questo è un passaggio importante. Continuamente. Nel senso che se tutte e tre state insieme, anzi, credo che il sindacato intero, perché non siete solamente voi tre, ma è un abbastanza largo, adesso vedo tante altre sigle che si stanno avvicinando. Il sindacato CGL, CISL e UIL. Però, ecco, però ci sono anche altre sigle, quindi il sindacato intero deve pensare al bisogno dell'emergenza della gente. Quindi dicevo che CGL, CISL e UIL più volte hanno portato all'attenzione della politica quelli che sono i problemi reali, seri, importanti di questo territorio, che vanno a influire sull'occupazione e su quant'altro, va bene? Detto questo, non è che la politica non è a conoscenza, e neanche il sindacato li può risolvere, perché la soluzione ai problemi la può dare solo la politica. Il sindacato può collaborare, può aiutare, può stimolare, denunciare e quant'altro, però non può essere il sindacato, perché non ha i mezzi. I problemi si risolvono attraverso la politica. Quindi ecco, lo spirito nostro è quello di sensibilizzare la politica e far sì che questi problemi si possano risolvere. Ci rendiamo conto che non sono risolvibili tutti insieme, ma intanto incominciamo a fare qualcosa per evitare quello che tu dicevi, che i giovani vadano fuori. Perché io oggi mi stavo guardando un su Facebook, ho visto una barzelletta, ho letto, dove c'era scritto: che significa Job Act? E dall'altra parte si diceva: impara l'inglese e vai all'estero. Quello che sta succedendo a Rieti, cioè
creiamo occupazione su Rieti, facciamo in modo che questa città rimanga viva, perché se andiamo avanti così, tu parlavi dei prossimi 30 anni, per il lavoro dei prossimi 30 anni, ma qui a distanza di qualche anno rimarranno solo pochi pensionati, perché una parte purtroppo per una forza naturale, per un fatto naturale, Dio li chiama e poi ci chiamerà anche a noi, perché siamo nessuno sfugge da questa cosa, speriamo più tardi possibile. Però questa città sarà sempre più spopolata, allora c'è questa necessità di far sì che i giovani rimangano qui e si costruiscano le loro famiglie, fanno i figli, e quindi c'è necessità di lavoro, perché senza lavoro non c'è vita. Certo. Allora io abbiamo 5 minuti e poi chiudiamo. Guarda, io tu mi hai portato su una provocazione. No, va io via, no. Alvise, la Will va via, abbandona il tavolo. Abbandona il tavolo. Spegni il telefono però. La Will abbandona il tavolo. Allora no, io mi hai lanciato una provocazione e provo a raccoglierla, ovviamente. Sì. Come si dice nei vari film, no? Ogni riferimento a fatti e persone è puramente casuale. Certo. Ma proviamo ad inchiodare la politica con la P oggi minuscola, ma magari tornerà ad essere la politica, sono convinto, con la P maiuscola. Anche io Paolo, anche io. In cui le scelte della politica non possono essere commisurate a quanta popolazione ho che mi può votare. Certo. Quella è la P minuscola, perché voglio dire la gestione della cosa pubblica. Allora che cosa significa? Che se ho un territorio con 100 abitanti può anche morire di fame senza servizi, perché ne ho un altro con 1000? E questo è devastante. Cioè il principio della sussidiarietà piuttosto che dell'amministrazione pubblica, se così fosse, è devastante. Se il territorio è piccolo è anche più facile. Quindi, voglio dire, la politica con la P maiuscola dovrebbe riprendere questo senso di fare politica. Sono d'accordo. Dopodiché, sia essa la politica che si chiama Giovanni, Paolo, Maria, va bene? Dopodiché, se il suo partito, alla luce della sua identità territoriale, il suo presidente, faccio una battuta, tu mi hai chiamato a provocare, non mette, ipotesi, 30 milioni di euro sul raccordo autostradale Rieti-Roma, che nel bilancio della regione Lazio vi assicuro che è il niente o quasi, bene, quel politico che si chiama Pinco Palla non vota il bilancio, viene a Rieti e dirà: faccio parte di quella maggioranza, ma essendo io reatino, non essendo stato fatto questo, io non ho volato il bilancio. Il problema qual è, Antonio? Ma chi lo fa? Lo fa qualche politico reatino quello che ti sto dicendo? Ma io oggi, guarda, ti dico, io ho un incarico da 4 giorni, da 5 giorni. Complimenti, in bocca al lupo. Probabilmente per come lo sto esercitando, faccio una battuta tanto per provocare, magari durerà poco. Però voglio dire, no, è una battuta ovviamente, però voglio dire, la politica, quella con la P minuscola, certo, va inchiodata, mentre va valorizzata quella con la P maiuscola. Non dobbiamo avere paura nel riconoscerle queste cose. Certo, giusto, giusto. E non c'entrano partiti, collocazioni, come dire, ideologiche. Qui c'è un territorio che ha bisogno di alcune cose. Io credo che con gli amici di CGL e CISL e UIL a livello territoriale e regionale, se noi ci sediamo nei tavoli che contano e chiediamo alla politica 3 o 4 cose per questo territorio, o si fanno, o noi, oltre che a chiederle, a combattere per farle, non possiamo fare se non che aspettarci una risposta concreta dalla politica. Certo. E chi è di Rieti deve avere il coraggio, perlomeno, di fare queste scelte politiche. Io vedo, su questo sono d'accordo. Altrimenti con te. Io che cosa faccio nel mio ruolo se poi io non assolvessi al mio ruolo? Giusto. Allora, ultima battuta con Walter e poi abbiamo i soliti 30 secondi per i saluti. Tu che dici? Ti vedo già pensieroso. Sai, no, quello che abbiamo detto non sarà attuabile. L'ho detta troppo grossa. No, ma io avevo già... Tu già sai che tutto avevo alla già fine risposto all'inizio. C'è poco da, avevo da chiedere. Avevo già risposto all'inizio, nel senso che noi c'ha... Ma c'è qualcosa da chiedere? Le nostre proposte. C'è ancora qualcosa a cui chiedere qualcosa? Certo, certo. Sono contenti. Certo, io posso ripartire sempre con... Sì, però io, perdonami, noi ci conosciamo, sappiamo più o meno quello che possiamo sapere da quello che leggiamo, da quello insomma che ci scambiamo, condividiamo con informazioni, però i temi sono sempre gli stessi. Esatto, e che appunto ho detto? Acqua,
Terminillo, trasporti, sanità, nucleo industriale, sanità, salari. Cioè, ragazzi, diventa noioso. Io penso anche per chi scrive gli articoli. È ripetitiva la cosa. Noi possiamo stare anche tutti i giorni. Copia e colla e condiviso con qualcuno. Tutti i giorni. L'ospedale di Rieti. Ecco quello che io dico. Cioè, ripeto, noi potremmo stare tutti i giorni a distribuire il volantino dei 10 punti, ma non è che ci laviamo la coscienza e abbiamo risolto la cosa. Tutt'altro. Io ricido, riparto, diciamo, perché l'avevo già risposto a questa cosa. Però, per esempio, sul deposito del Cotral di Rieti. Possiamo dire che una battaglia l'abbiamo vinta? Certo. Io sono arrivato a Rieti nel 2008 e c'era il progetto del nuovo deposito a Rieti, fra l'altro tutti i capoluoghi di provincia l'avevano fatto tranne che Rieti. Abbiamo fatto, io credo, più di 10 scioperi, hanno cambiato tre postazioni, c'è stato un mezzo scandalo, abbiamo noi chiesto alla magistratura, abbiamo detto la magistratura intervenga, vada fino in fondo, però ci dica dove lo dobbiamo fare questo deposito, perché è un'emergenza. Anche perché, e lo voglio dire fuori dai denti, insomma, guardate che chi continua ogni giorno a parlare male del Cotral, c'ha pure ragione, perché il Cotral è in forti difficoltà, guardate che dopo il Cotral c'è il privato, e non vorrei che strilla alla fine si fa il gioco del privato, perché quello lo sappiamo tutti, è un film già visto in Toscana, a Roma, la parte del privato, basta andare a vedere quegli autobus, quei lavoratori. Quindi bisogna stare attenti, noi dobbiamo fare la battaglia per il trasporto pubblico locale, dobbiamo, come dire, prendere di mira il Cotral per le inadempienze, per esempio sul deposito, ripeto, abbiamo fatto una battaglia molto lunga, 8 anni, però l'hanno fatta, adesso c'è la battaglia dei mezzi, siccome l'abbiamo scritto, debbono arrivare gli autobus nuovi, in questa perequazione Rieti deve ripartire come priorità, là dobbiamo inchiodare Zingaretti, l'assessore Civita, Amalia Colaceci che è la presidente, là dobbiamo fare la battaglia vera. Che se uno poi continua a sparare nel mucchio, ripeto, dopo il Cotral c'è il privato, quindi chi vuole affossare il Cotral deve sapere che il giorno dopo non c'è un altro migliore, c'è il privato. Ritorniamo alla Cicolana, perché sulla stampa di oggi o di ieri c'è qualcuno che parla di Cicolana, qualcuno che parla di Sabino, forse ritornerà la Saura, e se uno si va a leggere lo sciopero generale fatto a Rieti quando c'erano queste società, si rende conto che fare il Cotral, fare la Sefer è stata una conquista sociale per un'azienda pubblica. Poi che l'azienda pubblica deve funzionare è un diritto dovere di tutti i cittadini, i pendolari, e anche una responsabilità del sindacato, perché quando il Cotral va male il sindacato deve essere in prima fila a denunciarlo. Io credo che noi l'abbiamo fatto, come diceva il collega Alvise, siamo stati in prima linea per 8 anni. Quindi noi adesso dobbiamo fare, se mi è consentito, l'ultima cosa e chiudiamo. Per quanto riguarda i mezzi e la qualità del servizio. Walter, se mi è consentito, credo di sì, perché condividiamo questa cosa. Sui problemi di Rieti, CGL e CISL e UIL non si arrenderanno mai. Bene. Allora, salutiamo tutti gli amici che ci hanno seguito un po' dappertutto, Rieti in vetrina, Radio Mondo, Rieti in video, Facebook che ci ha mandato in diretta per circa un'ora, quindi pensate, questa è una cosa ottima, vi hanno già visto, vi vedono, qualcuno vi condividerà, sapete che adesso il futuro è questo, cioè anzi, più che il futuro è il presente, andare in vita diretta su tutte le cose che fai. Posso permettermi di dirti gli ultimi 20 secondi che ce l'hai, partecipiamo al futuro. Qui. Dobbiamo lanciamo un messaggio a Rieti, dobbiamo. Partecipiamo al futuro. Guardate che con voi abbiamo fatto tanti anni fa, voi c'eravate voi due, tu eri ancora studente, penso, immagino. Costruiamo insieme il futuro. Ah no, tu pensi. Vabbè. Partecipiamo, vi ricordate quel lancio? 3 giorni a Cortigliano, ricostruiamo il futuro. Ecco, però sul non vorrei che fosse ricostruiamo ancora il futuro. Cerchiamo di costruire una volta sola per tutti, senza lasciare fuori nessuno, perché non voglio abbandonare nessuno in questa fase. Partecipiamo. Sì, ma perché Rieti è la partecipazione che lo so, ma ci sarà sempre un po' di apatia. Io volevo ricordare l'apatia ci sarà sempre. Il 1° maggio CGL CISL UIL nazionali sono a Genova, quindi una nostra delegazione sarà a Genova per rilanciare il lavoro. 4 anni fa abbiamo avuto l'onore di aver fatto la festa nazionale a Rieti con i segretari generali. Bravi. Quindi noi siamo stati in campo, siamo sempre in campo. E c'è il concertone a Roma, che io credo che questo è anche un messaggio per i giovani. Noi sappiamo che tantissimi reatini vanno al concertone di Roma, a San Giovanni logicamente, e quindi gli chiediamo che oltre al concertone, che è bellissimo, è importante per loro, è una giornata molto importante,
magari la notte e il giorno dopo, di riflettere un po' sul dopo concertone, cioè quello che il sindacato è oltre il concertone. Questo serve per i giovani, insomma, per far capire che il sindacato comunque c'è. Forse va, come dire, va sostenuto, va criticato. Noi siamo pronti, siamo primi noi delle volte ad essere critici con noi stessi nelle nostre assise. Però forse è l'unica istituzione rimasta veramente a contatto concreto con la gente, come dire, c'ha il polso, abbiamo il polso della gente, e quindi di questa difficoltà ne siamo pienamente consapevoli. Bene, l'ultima cosa, guarda, noi siamo orgogliosi. Lui mi caccia, io non sono intervenuto perché rischio di essere cacciato. Orgogliosi, lo diceva prima lui, Walter, di partecipare alla festa del primo maggio, la festa dei lavoratori, certo. A Genova, una festa che non finirà mai finché ci saranno i lavoratori. Forse qualcun altro dovrebbe mettere in piedi la festa dei disoccupati. Guarda, su questo io spero che non ci si riesca mai, perché la disoccupazione è... Noi ce l'auguriamo, però la tendenza è questa, insomma. Però ecco, ci auguriamo che ci sia una... Se troppa c'è disoccupazione, c'è anche tantissimo disagio, e quindi sul disagio poi entrano tante dinamiche che noi conosciamo e dobbiamo stare molto attenti tutti. Poi i numeri, ripeto, possono essere modulati, dopati, passatemi il termine, perché sui numeri ci gioca moltissimo. Abbiamo molta responsabilità, ecco, bisogna stare attenti sull'attenzione verso anche chi ascolta, quindi i giovani che vanno al concertone. Io direi a loro, esatto, poche Ceres, esatto, ma più giornali. No, ma la Ceres va bene, no, va bene. Il giorno dopo, la notte, il giorno dopo, il giornale, riflettere sui temi. Ma la cosa che non va, comprate il giornale, leggete. Si parla, giovani, togliamo la Ceres, una, non 20. La cosa che non va, scusa Paolo, una, non 20. È che il governo parla di aumento di occupazione quando c'è la disoccupazione. Ecco perché dicevo, mi voglio augurare, sì, che non siano costretti a festeggiare, fare la festa dei disoccupati. Speriamo di no. Noi ci lavoriamo. Bene, facciamo un po' di ottimismo anche. Esatto. Dobbiamo. Vai. Dunque, ringraziamo il nostro buon Walter Filippi, CGL, Alvise, Casciani, Will e Paolo Bianchetti, CISL. Complimenti a Paolo per il tuo nuovo incarico. Grazie. Spero auguri, che sia auguri, Paolo. Grazie. Importante nei contenuti e nei successi che avrete come sindacato, ma anche come sigla sindacale. Questo è fondamentale per il nostro territorio.